No, io stasera è un casino, ti devo dire la verità, perché te ti sei allargata, avete fatto... Ma sì, voi lo state a sentire il capo dello Stato, che ora è proprio capo dello Stato, eh? E di nuovo il discorso, di nuovo, ma con poteri un po' più robusti, infatti lui l'ha ricordato un po' Marco, anche se non l'è stato a sentire, ha detto i media devono cooperare, non rinfocolare. Hanno cercato di cooperare, io io pure, però adesso sono qui, sono un po' incasinato, io questo c'ho stasera. Come questo? Mi è arrivato adesso, guarda, metto qui, non so neanche un po' piegato, e questo c'ho. Eccolo qui, Giorgio Napolitano, i media cooperino. Ci scusiamo con i telespettatori, ma le vignette sottoposte al giudizio del capo dello Stato non sono state giudicate sufficientemente cooperanti. Non potranno perciò essere messe in onda. Ma che scherzi, dai, non fa. No, non vuole, io ho detto le ho fatte vedere. Non vuole. A te non te le faccio mai vedere, allora ho detto presidente, cooperano. Ho capito, ma prima dice, potevi dire però che c'era. Sono delle stronzate tremende. E questo me la, c'è anche il timbro, mica sto scherzando. Tira fuori la vignetta. Tiro fuori perché ce l'ho un po'. Tira fuori. No, l'ho fatta una a una. Ne avrai un po' di. Un pochino clandestine ce l'ho. Cioè, lui. Sì, no, lui è il mio pusher di vignette. Ah, hai capito? Ecco. Perché l'avevo nascosta, perché poi se me le trovo in corazziere è un casino, no? Cioè. E non è neanche modica quantità, non posso neanche appellarmi a quello. Vabbè, quindi le facciamo vedere, siamo sicuro finta di... facciamo finta che... Eccoci. Partiamo dalla giornata di oggi. 25 aprile 2013, festa della liberazione mancata. È andata così. Speriamo che non vada sempre così. Ripercorriamolo questo calvario delle presidenziali, no? Ripercorriamolo partendo da una sintesi. Presidenziali in sintesi. Berlusconi ha applaudito Napolitano e lui gli ha subito concesso il bis. È semplice, insomma, la vicenda è andata in questo modo. Andiamo avanti a vedere cosa è successo prima, perché c'è stato un po' di casino. La trombatura di Prodi, oh, ragazzi, scherza. Trombatura di Prodi. I 101 e Crudelia d'Alemont. Il film era in Cina. Era in Cina, Cina lui. Quando uno dice vado in Cina, no. Però poi c'è stato anche dei momenti un po' commoventi, sempre nel discorso, eccolo qui. Commozione, le lacrime del presidente. Ma quale commozione? Finalmente hanno bruciato le intercettazioni e mi hanno dato un po' di fumo negli occhi. E se quello è un uomo. Sai com'è? Comunque io non vorrei... Questo è un presidente super partes, l'ha dimostrato anche lì nel discorso. Eccolo qua, super partes. Napolitano bacchetta i partiti. Napolitano bacchetta i 5 Stelle. proprio... a bacchetta. Però ora, a parte tutte queste polemiche, sennò poi... era veramente l'unica scelta possibile, no? Napolitano. Napolitano era l'unica scelta possibile. E dove la trovavo un'altra badante con 7 anni di esperienza? E cioè, non mica si trovano. Sai, c'è la crisi per tutti. E concludiamo, perché sempre concludiamo la fase quirinale col mio solito ottimismo, perché insomma il presidente almeno ce l'abbiamo, questo è sicuro, no? Finalmente hanno fatto il presidente della Repubblica. Quale Repubblica? Che qui sai. E ora andiamo. Non hai capito niente, no? Saviano ha parlato fino a ma come se non avesse parlato. Saviano si ricordava che era bambino nell'88. Invece, ma... allora, se permetti, io nell'88 ero in Cile con mia moglie, che era cilena, a seguire proprio il plebiscito di Pinochet. Momento di commozione, approfitto per salutare mia moglie Dianela, cilena, con cui ho condiviso quella splendida esperienza. Almeno una vittoria, almeno una. Ti dico una cosa sola, bellissima, anche perché Cile, non so se hai notato, il 25 aprile c'è una maglietta rossicina, no? Allora, proprio nella, perché ha ragione Saviano, la gioia, l'allegria, ma là c'era molta paura, tanta paura. Paura a uscire per le strade, perché erano anni che non si poteva uscire per le strade. Figurati chi aveva qualcosa di rosso. La prima manifestazione dei comunisti cileni fu allo stadio di Santiago. Lo stadio che era stato il lager dei comunisti cileni. E io andai con loro e mia moglie in un autobus pieno di bandiere rosse, ma silenziosissimo, perché la paura si trasformava in silenzio. Questo silenzio era stato ereditato addirittura. Un silenzio di paura, di timidezza, ma anche di affermazione. A un certo punto uno dei simpatizzanti di Pinochet, una sciocchezza, gridò dal marciapiede, l'autobus era quasi fermo,
Rojos, in senso dispregiativo, rossi. E sai come si ruppe il silenzio? Uno dei rossi dentro, vicino a me, era proprio, si affacciò al finestrino e gli fece: già lo sabemos, già lo sappiamo. Vabbè, torniamo. Torna, perché sennò batti Napolitano 3-0. No, torniamo. Torniamo alle vignette, andiamo ora a vedere le vicende che riguardano Palazzo Chigi, perché sì, abbiamo un presidente, ma dovremmo avere anche un presidente del Consiglio, no? Facciamo. Eccolo qua. Ce n'è stato uno, guarda, che c'era un pelo, eh. Renzi, Berlusconi non mi ha voluto a Palazzo Chigi, che qui ad Arcore stiamo molto più comodi. Ma perché? Ci mancherebbe altro. Oh! E ora voglio spezzare. È più alto Renzi, non è così. No, sono lì per sono lì, poi sai, frequentandosi. No, parecchio più. No, io volevo, povero Bezzani, no. Però poi all'ultimo, cavolo, ha fatto proprio questo gesto di fermezza. Eccolo qui. Ora che Bersani si è dimesso, può finalmente contare sul sostegno di tutto il partito. Cioè non c'è problema. E sempre andando sul governo, ora noi siamo sempre a criticare, ma insomma, voglio dire. Governo, finalmente una faccia nuova. Ma Letta mica è una faccia nuova. Sì, ma è come se lo fosse, che tanto la sua faccia non se la ricorda mai nessuno. Cioè, ci si accontenta di quello che si vuole. Oh, e andiamo, eccolo lì, ora arriva Letta, perché in effetti no, qualche titubanza c'è dal PD. Non lo so, è inutile. Dopo il caso Ruby, Berlusconi si è fatto diffidente. Le dico che sono il nipote di Gianni Letta. E no, stavolta non ci casco. E che cazzo, è furbo, eh. Ah, già dai. Devo concludere con delle... come dire, con delle autovignette. Chi ci segue sa che io avevo fatto una promessa di sforbiciata, no? Vai. Però stavolta mi tocca proprio, È un golpettino. Ha ragione Grillo, ogni promessa è debito. Ok, mi taglio le palle, che devo fare? Conclusione della conclusione. Bersani, ma che vuoi? Le forbici! Ci vediamo giovedì, grazie!